Poteva essere una tragedia, ma per fortuna non lo è stata. Rimarrà a lungo negli occhi delle persone coinvolte, però una grande, grande paura. Eccola in questa immagine, il bus a due piani della Gallo Sais, uno di quelli che coprono la tratta Palermo-Sciacca, ospitando ogni giorno pendolari, studenti e lavoratori. Bus che si è ribaltato ieri sera sulla strada statale 624, finendo fuori dalla carreggiata, perfino oltre lo stesso guardrail. Probabilmente è stato il maltempo, forse il violento fiume d'acqua, fango e detriti generato dalla pioggia incessante che si è abbattuta sulla zona, ma in quel momento sempre lì soffiava anche un fortissimo vento, quello che stava sradicando diversi alberi nel territorio comunale di Santa Margherita. Probabilmente, stando alle prime conclusioni di carabinieri e polizia, a sospingere il pesante mezzo poco dopo che l'autista aveva deciso di rallentare e accostare in attesa che la bomba d'acqua riducesse la sua intensità, è stata l'onda d'urto di una tromba d'aria. Fatto sta che in un attimo, quasi senza che né il conducente né i passeggeri se ne rendessero conto, il pullman si è ribaltato, fermando la sua drammatica e naturale discesa dopo aver rovinato su un fianco. Tutti ovviamente hanno temuto il peggio, pochissimi secondi vissuti in apnea dai passeggeri. Naturalmente c'è stato anche chi si è fatto male, ma, come si sarebbe poi accertato, per fortuna non in modo grave. Oh sì, ma io sto bene, va bene, non ho manco un graffio, va bene, stai tranquilla, ok? Stai tranquilla. Aiutatemi. I soccorsi, allertati via telefono dai passeggeri di un altro pullman della Gallo Sais che procedeva lungo la stessa arteria, sono scattati immediatamente. Sul mezzo incidentato in quel momento viaggiavano pochi passeggeri, pare una dozzina circa. Uno alla volta sono riusciti a mettersi in salvo, uscendo dal pullman e salendo sull'altro bus in evidente stato di shock. Lo stesso del conducente che ha riferito ai presenti di non avere mai assistito prima in vita sua ad un episodio del genere e di non riuscire a spiegarsi il fenomeno fisico che ha travolto un autobus che è un mezzo di trasporto piuttosto pesante. Sul posto sono arrivate nel frattempo anche alcune ambulanze, una bella sorpresa tra gli stessi sanitari nell'accorgersi che non c'erano state vittime. Nel frattempo l'area di emergenza dell'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca si era organizzata, tre i feriti che sono stati trasferiti in ospedale, un solo codice rosso tra di loro rimasto in osservazione, ma senza pericolo di vita. Gli altri passeggeri sono potuti andare a casa. Al pronto soccorso di Sciacca si è anche recato lo stesso sindaco Fabio Termine per accertarsi direttamente delle conseguenze alle persone interessate. E stamattina è stato organizzato il recupero del mezzo a cura dei vigili del fuoco che sono intervenuti attraverso una gru. Una vicenda che richiama ulteriormente i rischi dei cambiamenti climatici in una condizione nella quale è difficile programmare anche un viaggio, evidentemente. Diversi dei passeggeri del bus incidentato si sono affrettati a mandare messaggi ai propri familiari per rassicurarli, altri però avevano i telefonini scarichi. Sono stati colleghi che viaggiavano nell'altro pullman a pubblicare post su Facebook per rassicurare tutti circa il fatto che non c'erano stati morti.